Squadre che fanno il loro ingresso in campo al Mario Tedesco per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia Dilettanti Calabria. E andiamo subito alle formazioni tra DGS Praia Tortora e Soriano. DGS Praia Tortora con Colella, Grosso Francesco, Carrozzino, Massara, Puoli, Lentini, Cordoba, Maitini, Poltero, Petrone, Rivadero. Allenatore Aita. Il Soriano risponde con Palumbo, Morelli, Macias, Glasadonte, Dascoli, Baggini, Straropoli, Cabrera, Fioretti, Straccia, Etus. Allenatore Giovinazzo. La direzione gara affidata all'arbitro, il signor Gervasi della sezione di Cosenza, coadiuvato dal primo assistente Renda della sezione di Catanzaro e Plutino della sezione di Lamezia Terme. Uno sguardo alle panchine per la DGS Praia Tortora, a disposizione di mister Aita ci sono Rendic, Quinteros, Sacco Camara, Avilan, Ramirez, Diaby, Mamadou, Ilies, Collins, Della Rocca e Grosso Alessandro. Mentre per mister Giovinazzo la panchina è composta da Lisi, Riga, Bruno, Gioffre, Beceiro, Salvador, Steger, Rodriguez e Scuticchio. Gara d'andata dunque per quanto riguarda la semifinale di Coppa Italia Dilettanti Calabria. Il match di ritorno si disputerà l'11 dicembre a Soriano e poi lì una delle due staccherà il biglietto per la finale. Intanto nella DGS Praia Tortora qualche assenza pesante, soprattutto in difesa, con le squalifiche di Gonzalez e Carbaglio. Dentro dunque un 2007 Cordoba, sempre dalla cantera della DGS Praia Tortora. Si recupera a centrocampo Maitini, mentre resta assente oggi Bert, altro pilastro del centrocampo, ma al suo posto poi Massara. Confermato anche Lentini, domenica protagonista dal primo minuto contro il Bocale, e poi Petrone e Rivadero per quanto riguarda l'11 di partenza di mister Alberto Aita. Consulto al cronometro, tutto è pronto per dare il fischio d'inizio da parte di Gervasi. Soriano che si presenta in un buon momento in campionato, sta risalendo la china. 18 punti per la formazione di Giovinazzo, vittoria esterna sul campo del Tarsitano di Paola contro la Paolana, avendo disputato anche il secondo tempo in 10 uomini. Fischia Gervasi, si inizia con il primo pallone toccato dalla DGS Praia Tortora, che manovra verso Francesco Grosso. Al centro della difesa opera Maitini, che ora ha appoggiato verso Carrozzino. Si riparte da Colella. Francesco Grosso, gli va incontro Fioretti, bomber del Soriano, andato a segno proprio domenica scorsa contro la Paolana e più volte vincitore come capocannoniere del campionato di eccellenza. Ora palla profonda, la sponda di Poltero, Petrone prova ad amministrarla ma ne esce fuori il Soriano con Cabrera, poi all'indietro per Baggini, da questa parte per Morelli. Glasadonte, il capitano del Soriano, smista per Baggini. Ora Dascoli va a prendersi palla. Glasadonte, il fraseggio con Baggini, largo per Morelli, prova ad affondare il numero 2 e lo va a murare il 21 della DGS Praia Tortora, Lentini. Morelli per la rimessa lunga a cercare la sponda di Fioretti, poi Lentini addomestica il pallone, ora però deve girarsi, su di lui c'è Etus. Appoggio, chiede la collaborazione di Maitini, che con calma se ne va, poi il passaggio viene sporcato da Etus in fallo laterale per la DGS Praia Tortora. Carrozzino per la rimessa, la finta, poi cerca la gittata lunga ma arriva la spizzata di Morelli, poi Poltero all'indietro, non riesce a tenerla in campo Carrozzino. La rimessa ora è per il Soriano in proiezione offensiva a ridosso dell'area di rigore. Morelli per la rimessa,
a favore del Soriano. Movimento in area di Etusk, va a prendere posizione. La gittata è lunghissima verso Fioretti, che con esperienza ma fallosamente per Gervasi era riuscito a prendere posizione sul difensore. Ha fischiato l'arbitro della sezione di Cosenza, Gervasi, il calcio di punizione già battuto per la DGS Predio Tortora. Grosso all'indietro sul pressing di Fioretti, palla verso Puoli, non la può raggiungere il numero 7, finisce in fallo laterale, rimane lì in pressione alta ora in questi minuti iniziali di sfida il Soriano. Fallo laterale dall'altra parte, sempre in aria, e Tus prova a staccare. Puoli la può giocare con calma verso Petrone, va a ritroso poi Poltero, lancio trova il corridoio troppo lungo, finisce in fallo laterale, ma c'era un buon spazio, si era trovato Puoli ad inserirsi in uno spazio su questo lancio, peccato troppo per la precisione. Fallo laterale battuto dal Soriano, che ora amministra all'indietro con Dascoli verso Macias, palla dentro, intercetta però Rivadero anticipando così Straccia, gestione all'indietro, Maitini la lascia sfilare per Colella, sale in pressione Fioretti, Colella dà un pallone un po' difficile a Maitini che comunque con molta calma lo controlla, poi sbaglia il rilancio, è il centrocampo del Soriano ad avere la meglio e a riconquistare il possesso. Clasadonte verso Dascoli per Macias sulla pressione di Cordoba, il 2007 oggi titolare nella DGS Predio Tortora. Clasadonte con calma, non si forzano in questa fase i ritmi, che perché bisognerà amministrare comunque anche le forze giocando ogni tre giorni, e nell'ottica il Soriano ha potuto riposare un giorno in più perché ha disputato l'anticipo sabato sul campo della Paolana, mentre per la DGS Predio Tortora la lunga e comunque vincente trasferta a Melito Portosalvo contro il Bocale. Spizza la palla grosso Francesco, regalando così la rimessa laterale al Soriano. Può andare lì sempre a ridosso dell'area. 5 minuti di orologio, 0-0 al Mario Tedesco per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia Dilettanti tra DGS Predio Tortora e Soriano. Dascoli all'indietro per Baggini, largo c'è Morelli, lo va a servire adesso Baggini, si fa vedere poi invece Cabrera, scambio ancora con Morelli, Baggini per Clasadonte, vuole palla, su di lui arriva la pressione alta di Cordoba, tocca forse sul piede Clasadonte, infatti si lamentava il numero 4, ma lascia proseguire Gervasi. Ancora Clasadonte, Cordoba che va proprio ad uomo a disturbare il pivot, diciamo così, del Soriano, cercando di non farlo giocare in tranquillità. Ora Carrozzino va a mettere in fallo laterale questo lancio destinato ad Etus. Palla dentro, Straccia ha provato a districarsi, palla ancora fuori, ancora Straccia, fischia però un fallo Gervasi, calcio di punizione per la DGS Predio Tortora, che così può tornare in possesso della sfera. Con calma Colella, beh, insomma le assenze, la DGS Predio Tortora ovviamente deve amministrare al meglio questa gara d'andata, visto insomma le assenze che dicevamo prima. Colella ora con molta calma si fa vedere Carrozzino, Colella va per l'appoggio su Maitini, prova ad affondare il 17, palla profonda verso Cordoba ma troppo larga, si spegne sul fondo, sul fallo laterale, controllata da Dascoli. Macias per la rimessa a favore del Soriano.
colpo di testa di Puoli, poi Rivadero viene sovrastato, lascia proseguire Gervasi, Poltero prova a fare la sponda, alla fine libera lontano il Soriano, fallo laterale dall'altra parte. Pronto Puoli per la rimessa, battuta su Massara, Francesco Grosso, Maitini, si allarga Carrozzino, Maitini va dentro per Lentini che lascia sfilare bene il pallone, poi gli sfugge però non riesce a raggiungerlo, buona la finta ma il pallone era troppo veloce, Lentini non è riuscito a proseguire nella sua azione. Ora c'è la rimessa per il Soriano con Morelli verso Etus, tocca con un braccio ma forse è involontario per il direttore di gara, si continua a giocare, Massara recupera un buon pallone, cerca di servirlo a Petrone, poi ancora alla di Giuseppe Preto Tortora con Massara che smista verso Puoli che deve però fare attenzione al recupero di Straccia in collaborazione con un compagno, riconquista palla il Soriano, fraseggio veloce che non si chiude, non riesce ad approfittare di questa situazione il Soriano, palla in fallo laterale per la rimessa della DGS Praia Tortora. Puoli la batte verso Francesco Grosso, su di lui Fioretti, buono il lavoro di Francesco Grosso sul numero 9, palla a Maitini che la porta qualche metro su, quasi a centrocampo, poi si ferma, scarica per ancora Grosso Francesco, non vede compagni liberi, preferisce appoggiare per Carrozzino che ha un po' più di spazio, di nuovo per Francesco Grosso, un po' di movimento da questa parte, c'è un po' di libertà per Lentini ma la palla non è difficile fargliela aggiungere, avanza Carrozzino, prova a cambiare lato, va a cercare Petrone che la spizza facendola proseguire per Cordoba, Clasadonte, poi Petrone, subentra Rivadero, va a rubare palla ma c'è Morelli, poi Poltero a pressare Baggini, ancora Morelli, riesce a liberare per Cabrera, Cabrera guarda e cerca il cambio lato, ancora Petrone, Cabrera riesce ad approfittare di questo rimpallo, poi alla fine la gestisce Straccia per Morelli, ora Straccia lo scambio corto tra i due, Morelli all'indietro per far ricominciare il Soriano da Baggini e infine da Adascoli che avanza il numero 5, prova a scavalcare il centrocampo con questo lancio verso Fioretti, su di lui il contrasto di Carrozzino ma c'era forse posizione irregolare del numero 9 che poi si è avvitato intorno al numero 3 finendo giù, Rivadero, Maitini largo per Francesco Grosso, su di lui va in pressione Straccia, Massara deve fare attenzione alla pressione di Straropoli, Straropoli che poi va giù con un contatto con Francesco Grosso, rimane a terra, forse toccato sulla caviglia il numero 7 del Soriano, si rialza leggermente zoppicante ma sembra essere in grado di poter proseguire senza problemi, riprende anche una leggera corsa, si ritorna a giocare, Maitini, Clasadonte ben piazzato, lo scambio poi davanti a cercare Fioretti, stacca alto Carrozzino, Rivadero riesce ad anticipare l'avversario, un po' di spazio, prova ad accelerare, poi sbaglia l'appoggio, c'è il rientro di Straropoli per il Soriano che riconquista la palla, la gestisce con Dascoli, dentro c'è Clasadonte, Dascoli va invece da Baggini, ora il lancio è lungo, cercare il cambio per Straccia ma è un lancio difficile da controllare per il numero 10 del Soriano, finisce in fallo laterale, la rimessa per la squadra di Aita con Francesco Grosso, palla lunga, la spizzata di Cordoba, c'è Dascoli ad alimentare in avanti verso Etus, stacca di testa Lentini, la va a mettere in fallo laterale, da quel lato è sempre Morelli ad occuparsi della rimessa,
dotato anche di una buona gittata il numero 2 del Soriano, cerca l'area di rigore. Etus protegge, si gira, cerca una conclusione, c'è Maitini che con calma la gestisce per Francesco Grosso, cerca di andare dentro per Cordoba, riesce la spizzata del numero 23, poi Clasadonte di testa appoggia per Baggini, ripossesso per il Soriano che sembra voler prendere in mano le operazioni della gara, il pallino del gioco. Cabrera lascia il compito a Morelli, va per Etus, il duello con Lentini, fisico diverso tra i due, poi raddoppia Massara, palla che rimane in gioco, no, è uscita, si riprenderà con il fallo di fondo. Per Colella, gli va vicino Maitini che oggi appunto occupa la posizione di centrale di difesa. Maitini prova ad andarsene, cerca spazio ma è chiuso, non può affondare, non può rischiare di perdere palla in quella zona del campo. Petrone, il controllo con la coscia, la finta sull'avversario, palla però che gli è uscita. Capitano tornato al 100% dopo il problema muscolare accusato contro l'Isola Capo Rizzuto e domenica scorsa è andato a segno per il 3-1 finale sul Bocale. Intanto il Soriano ora manovra con Dascoli per Macias, verso Dascoli ancora, dentro palla da quest'altra parte per Baggini, scaricata da Straropoli, poi Morelli, scambio la sponda di Fioretti a chiamare l'incursione di Morelli che viene però recuperato da Carrozzino in fallo laterale. Se n'è andato il primo quarto d'ora di gara, 0-0 al Mario Tedesco tra Digest Predator Tortore Soriano, Coppa Italia Dilettanti, gara d'andata della semifinale. Straccia, prova a girarsi, ne ha due addosso, riesce a trovare lo spazio, il traversone, ma è nettamente su Colella che controlla con tranquillità e ora va a questo lancio lungo nella zona dove c'è Dascoli che va a sovrastare Cordoba, poi Straropoli, Clasadonte alza un campanile che va verso Etus, il controllo del numero 11 ma la sponda non riesce, gli subentra Rivadero e scarica verso Carrozzino, ora per Maitini. Grande equilibrio comunque in questo primo quarto d'ora tra le due formazioni, nessun pericolo né per Colella né per Palumbo. Puoli, la spizzata buona per Poltero, il controllo, poi scatta Puoli, cerca di farsi vedere, Poltero perde un po' il tempo, lo recupera Straropoli, spallata tra i due, tutto regolare, Straropoli conquista palla, cerca un cambio lato sul quale deve andare Lentini ad anticipare Tuss ma solo per un istante, la sponda non si chiude con Cabrera, Francesco Grosso si va a conquistare poi il fallo da parte di Straccia, calcio di punizione già battuto per Puoli, si fa vedere Petrone, Puoli invece preferisce andare indietro per Francesco Grosso, si riparte da Maitini per Rivadero, ora però lo va ad affrontare Cabrera, Massara nel cuore del centrocampo, smista per Francesco Grosso, si ricomincia da Colella. Squadre molto compatte, ritmi non elevatissimi ma pochi spazi. Massara ora cerca di mettere un po' di ordine, affida questo pallone a Puoli che punta dritto Macias, prova la triangolazione ancora con Massara, spallata con Macias, riesce a metterla in mezzo Puoli e poi Dascoli libera l'area in fallo laterale. Provato l'iniziativa sulla fascia destra la Digest Predator Tortore con una triangolazione tra Puoli e Massara, la palla messa in mezzo da Puoli che è riuscita a tenerla in campo, non c'era però nessuno nel cuore dell'area se non Dascoli del Soriano a liberare l'area. Fallo laterale battuto per Petrone,
supera Straropoli, punta Macias, cerca di superarlo, non ci riesce, raddoppia Straropoli, palla che rimane lì, alla fine ha la meglio la difesa del Soriano che prova a ripartire, Fioretti non aggancia, pallone tra l'altro anche abbastanza difficile e palla in fallo laterale. Puoli pronto ad effettuare questa rimessa laterale, battuta verso Rivadero, l'appoggio di nuovo per Puoli sulla pressione di Cabrera, poi non viene gestita al meglio questa palla che finisce in fallo laterale, riconsegnando il possesso del gioco alla formazione di Giovinazzo. Dentro per Straropoli, ancora il filtrante, legge bene tutto Maitini, Massara all'indietro, Francesco Grosso subito al rilancio verso Poltero che va al duello aereo con Baggini, poi Morelli in difficoltà su questo pallone, riesce Cabrera ad allontanarlo ma non a tenerlo all'interno del rettangolo verde, quindi ci sarà il fallo laterale per la DGS Praia Tortora. Pronto Lentini verso Petrone, prova a far sfilare ma è attento Cabrera, così come è attento anche Carrozzino a rilanciare in avanti. Morelli non si fida sulla pressione di Poltero, la mette in fallo laterale, si può andare ora da lì, fallo laterale già battuto. Petrone dopo lo scambio con Rivadero incespica e anche un gesto di stizza il capitano Etus. Controllo inefficace per il numero 11 del Soriano, palla in fallo laterale. Ora DGS Praia Tortora che ha preso qualche metro, anche un po' più di fiducia verso il Soriano. Sbaglia Puoli l'appoggio, si inserisce Etus, Cabrera, buono il suo lavoro. Straropoli, Clasadonte ad allargare verso Macias. Straccia ora per il Soriano, il 10 collabora con Clasadonte, all'indietro per Dascoli. Ora l'altro centrale, Baggini, ha un po' di spazio, porta su il pallone. Lancio profondo sul quale Corretus va a coprire Maitini. Palla sul fondo per la rimessa di Colella. Che va con calma. Maitini accelera, supera Fioretti, prova a cercare di conquistare spazio per Lentini, Rivadero dentro per Petrone, la finta del capitano, si prende lo spazio, punta l'avversario il numero 10, poi allarga per Puoli che può puntare Macias, palla in mezzo troppo morbida, vorrebbero il fallo di mano ed è così perché c'è il calcio di rigore assegnato da Gervasi sul cross di Andrea Puoli, il tocco di mano del difensore del Soriano. Gervasi comanda il calcio di punizione dagli 11 metri ed è l'occasione per sbloccare il match. Dal dischetto il numero 10 della DGS Praia Tortora, il capitano Angelo Petrone contro Palumbo, l'occasione per sbloccare il match. Osserva il portiere, il capitano, palla alta, sbaglia l'occasione ghiotta Angelo Petrone per sbloccare il match dagli 11 metri. Non spiazza Palumbo ma la piazza sopra la traversa. L'incitamento del pubblico per il capitano che ha cercato più la conclusione di forza che la precisione, in questo caso la forza lo ha tradito, la palla è andata sopra la traversa, si rimane sullo 0-0 ma rigore fallito per Petrone. Ora sale la pressione, poi Fioretti alza un po' il gomito su Maitini, Gervasi fischia,
il calcio di punizione per la Digest Predo Tortora, che pochi secondi fa ha avuto l'occasionissima per sbloccare una gara assolutamente in equilibrio, ma il cross di Andrea Poli aveva trovato il tocco di mano del difensore del Soriano, aveva fischiato il penalty, ha fischiato il penalty Gervasi, ma dagli 11 metri. Petrone questa volta non è stato infallibile, mandando sulla traversa. Maitini, si ricomincia, sempre 0-0, rimane inchiodato sul punteggio di partenza il match. Poli ora accelera, prova a andare in mezzo, Poltero! Che girata di testa del numero 26, ma ancora una volta un'accelerazione del numero 7 di Andrea Poli e un cross preciso sulla testa di Poltero, che non ha trovato per pochi centimetri l'incrocio dei pali. Attenzione ora al pressing della Digest Predo Tortora, palla profonda ma nella zona dove ci sono soltanto Maitini e Carrozzino. Carrozzino lascia il compito a Maitini di gestire il pallone, lo appoggia per Francesco Grosso, ancora per Maitini. Dal 20 al 23esimo due grandi occasioni per la Digest Predo Tortora per sbloccare il match, soprattutto al 20esimo il rigore fallito da Angelo Petrone, che ora viene cercato da quest'altra parte, il controllo con eleganza, deve superare Tus, messo giù il numero 10, vede fallo il direttore di gara Gervasi della sezione di Cosenza, calcio di punizione dalla tre quarti, si può andare nel box e in area a riempire il cuore dell'area per cercare di trovare la via della rete per la squadra di Mister Aita, che ci è andata comunque vicinissima col rigore e col colpo di testa di Poltero. Petrone ora sul punto di battuta, il suo destro ad entrare nell'area. Maitini e Carrozzino a contrastare le torri difensive, D'Ascoli e Baggini del Soriano. Petrone osserva, cerca di andare tagliato, c'è il Fioretti addirittura in copertura, ma in calcio d'angolo. No, assegna la rimessa dal fondo, ma era netta la deviazione di Fioretti di testa. Visto forse qualche altra deviazione, l'assistente, fatto sta che si è ripreso con il fallo di fondo, con il Fiorano e con il Soriano che gestisce il pallone prima con Clasadonte e poi con D'Ascoli. D'Ascoli morbido verso Fioretti, ma lo scavalca, c'è Maitini, Rivadero, Clasadonte però con esperienza si mette tra lui e il pallone, riconquista il possesso palla il Soriano. Poi fallo laterale con l'ultimo tocco di un giocatore della squadra di Giovinazzo, quindi si riprenderà con il fallo laterale per la DGS Predo Tortora. Carrozzino. Dentro per Petrone, la sponda per Massara, subito verso Lentini. Gira bene verso Cordoba, ma è attento a Baggini, anticipa l'avversario. Ora c'è Straropoli, fa un buon lavoro il numero 7, sponda per Etus sul filo del fallo laterale, si lotta su questi palloni, poi Lentini vede un tocco sul piede di Straropoli, Gervasi e comanda il calcio di punizione a favore del Soriano. Ed ora, dopo una buona fase per la DGS Predo Tortora, ora occasione per il Soriano di andare nell'area di rigore della squadra di Aita. Tutti sul filo dell'area di rigore, Clasadonte è pronto con il suo destro ad entrare nell'area, lo fa bene, esce Colella però con grande sicurezza e con le mani fa viaggiare subito Petrone, che accelera. Lentini era scattato, Petrone si è fermato, la finta con la quale disorienta l'avversario Cabrera, poi
lo scambio con Cordoba, ma va giù Petrone, che vuole rifarsi dell'errore dal dischetto. Calcio di punizione ora da una mattonella importante, un po' distante dobbiamo dire dalla porta, ma da lì la soluzione si può provare. Poli va a recuperare la sfera, Petrone ora se la sistema con cura. Diciamo non siamo vicinissimi all'area di rigore, ma comunque è una posizione alla quale si può provare la conclusione. Vicino c'è anche Puoli, dotato di un tiro potente. Non c'è l'altro specialista oggi in squadra, cioè parliamo di Bert, che proprio con un calcio di punizione allo scadere ha regalato la semifinale. Intanto Petrone comunque osserva tre uomini in barriera più uno distante per Palumbo. Si allontana Puoli, ancora un'occhiata, uno sguardo di Petrone, va col suo destro, gira la barriera ma non può impensierire Palumbo, che va in presa sicura. Troppo morbida, troppo lenta la palla per poter dare pensieri a Palumbo. Al 28esimo minuto il calcio di punizione di Petrone. Massara viene sovrastato dall'avversario, che è Cabrera, in maniera regolare, secondo Gervasi, ancora Cabrera, rientra Cordoba, ora si lotta su questo pallone con Poltero e Straccia, ma è il Soriano a gestirlo con Baggini, vede l'inserimento di Etus, lo va a servire, ma è largo, buono l'intervento, ottima la copertura di Carrozzino, che riconquista la palla, poi la scarica per Massara, dentro per Petrone, su di lui esce Baggini, Petrone gira, recupera Fioretti, ma in maniera regolare. Ora attenzione al break del Soriano con Etus, che prova ad andarsene, va a recuperare Rivadero e mette la palla in fallo laterale. Morelli andrà in aria, l'abbiamo già visto altre volte, eccolo arrivare nel cuore dell'area, ma c'è Maitini a mettere fuori Baggini, però per il Soriano, poi l'appoggio per Morelli è sbagliato, troppo forte, va in fallo laterale. Con calma può risalire la Digeste Praia Tortora, con Carrozzino pronto alla battuta del fallo laterale, alla rimessa, era scattato Massara ma Carrozzino ha preso tempo, ora cerca il lungolinea verso Poltero. Baggini a più centimetri e riesce ad anticipare, poi Lentini in mezzo a una selva di gambe, lavora un buon pallone grosso all'indietro per Maitini. Fioretti rischia tantissimo, attenzione a Straccia che recupera il pallone, carica il destro, c'è la deviazione e la parata di Colella, ma rischio per la Digeste Praia Tortora con Maitini, che ha perso un pallone che poteva essere sanguinoso. Ora dall'altra parte velocemente, palla in mezzo all'indietro, Petrone il controllo, ha difficoltà a girarsi, cerca lo spazio, viene fermato regolarmente, ora non c'è tregua, si va dall'altra parte con Etus che prova la ripartenza, le finte a disorientare l'avversario, ora attenzione perché c'è lo spazio per Straccia, deve andare, accelerare il passo grosso per recuperare, lo fa, si mette tra lui e il pallone e alla fine conquista in fallo laterale. Al 30esimo però il tiro di Straccia con la deviazione, che è andata a finire nelle braccia di Colella, con quel pallone perso da Maitini. Digeste Praia Tortora con Grosso che la manda in avanti, c'è lo stacco di Dascoli, ora Cordoba dentro per Petrone, fischia però Gervasi, calcio di punizione a favore del Soriano, visto forse un fallo di Puoli che non è d'accordo con la decisione
del direttore di gara. Dascoli con calma per il Soriano. La palla è verso Fioretti, il controllo, ma su di lui c'è Francesco Grosso. L'ultimo tocco è del 19, quindi il Soriano può sfruttare il tiro dalla bandierina. Calcio d'angolo per la squadra di Giovinazzo, che fa salire le sue torri, che sono Dascoli, Baggini al limite dell'area, poi anche i centimetri di Etus in quanto a colpitore di testa. Ora attenzione, il traversone nel cuore dell'area, manca Cabrera, lo stacco e palla che va sul fondo. E Colella la va a recuperare con calma. Maitini. Il lancio è verso Poltero. È attento Dascoli. Il colpo di testa però favorisce Petrone, che deve fare attenzione al recupero avversario, che Cabrera scarica per Massara. Fraseggio che poi mette in moto Maitini. Lancio preciso, super il controllo di Puoli, va a puntare gli avversari, poi scarica per Massara, fuori per Cordoba, non trova spazio il 23, lascia Puoli, poi di nuovo Cordoba, ora la palla in mezzo ma è troppo corta. Prima Classadonte, poi libera la difesa del Soriano, ma c'è Carrozzino. Lentini, buona la sua visione con l'appoggio per Rivadero. Dentro le linee per Petrone, la suola del capitano, viene fermato Poltero, Classadonte, poi di nuovo palla fuori, ma ora c'è la pressione della DGS Brera Tortora che non permette la ripartenza al Soriano. Puoli, finta il cross su Straccia, poi perde il tempo e Straccia gli ruba il pallone, ma solo per un istante, c'è la copertura di Francesco Grosso. Straccia di nuovo, va a recuperarla Classadonte, ancora per Straccia che ora rallenta un po' il ritmo. Classadonte chiama in avanti Baggini, si ferma il numero 6, lascia il compito di portare palla a Dascoli che arriva sul centrocampo. Straccia fronteggiato da Massara per Macias, poi di nuovo Dascoli. Ora possesso prolungato per la squadra di Giovinazzo. Baggini, cambio lato verso la sponda di Fioretti, poi si ostacolano in due della DGS Brera Tortora. Alla fine c'è Massara che può metterla giù, è un po' di spazio, può affrontare l'avversario, scarica per Puoli, anzi no, per Poltero. Ora verso Petrone, largo ancora Poltero, cerca uno spunto il numero 26, lo trova, può crossare, palla troppo corta. Classadonte in collaborazione con Macias mette fuori, duello spigoloso tra Maitini e Fioretti. Alla fine ha la meglio Maitini, che riesce poi ad appoggiare all'indietro per Colella, la gestisce e la scarica per Grosso, spazio ancora per Maitini, avanza il numero 17 con calma e palla a terra per Massara, cerca Puoli, lo trova, Puoli guarda in mezzo, poi scarica per Poltero, Poltero in mezzo, viene murato, fuori c'è Rivadero, perde il contrasto con Straropoli, poi Straccia, Rivadero però cerca il recupero, Straccia prova ad andarsene, lo sterza due volte, ancora Straccia, alla fine scarica per Macias, dentro per Cabrera, largo c'è spazio per Morelli, la sponda subito per Etus, va in copertura Carrozzino, è suo l'ultimo tocco, fallo laterale già battuto dal Soriano con Baggini, ma ferma tutto Gervasi, c'è un giocatore del Soriano a terra, si tratta di Straccia, e allora ci si va ad sincerare delle condizioni del numero 10 del Soriano.
e vedere se ci sia bisogno di prestargli delle cure specifiche. Vediamo, forse si scalda qualcuno addirittura dalla panchina. No, ma Straccia si rialza tranquillamente, quindi sembra essere assolutamente in grado di continuare il match. Morelli per il Soriano, fa movimento Fioretti ma la palla non gli arriva, poi Baggini è più lesto su Petrone, spazio per Cabrera, largo per Retus, palla in mezzo, scavalca un po' tutti, Puoli anticipa l'avversario e poi a campo libero può affondare il numero 7, va a puntare Macias, poi va per Poltero, largo da quest'altra parte, ma intanto ha recuperato il Soriano. Petrone a cercare uno spazio per la conclusione, porta un po' a spasso il pallone ma non c'è lo spazio per provare il tiro, si va da Puoli, palla corta in mezzo, Clasadonte ben appostato e poi si prende anche un fallo nel tentativo di rinvio con la gamba alta di Cordoba. Pronto Palumbo, c'è Carrozzino, la palla gli rimane lì, quasi quasi stava per favorire l'avversario, poi Cabrera, Clasadonte accelera il passo ma trova il muro di Massara, può affondare Petrone, ora ci prova dalla distanza Petrone, era quasi un tentativo di pallonetto ma Palumbo è stato attentissimo, era qualche metro fuori dalla porta Palumbo e Petrone ha provato il gol a scavalcarlo. Ora attenzione a Fioretti, va giù ma non c'è fallo per Gervasi, si può proseguire, Lentini lo va a recuperare, Etus, poi Clasadonte, ora per Baggini, Macias all'indietro per Dascoli, di nuovo Baggini, ora Morelli, Maitini a mettere fuori, arriva per primo Puoli, poi numero sull'avversario, Puoli per Poltero, di nuovo per Puoli, poi con calma decide per appoggiare, chiedere la collaborazione prima di Rivadero, ora Maitini, grosso Maitini, Carrozzino dentro per Rivadero, non affonda il pressing il Soriano, Carrozzino che cerca un cambio lato però è attento Macias, su Cordoba mette la palla in fallo laterale. 5 minuti alla fine del primo tempo più eventualmente recupero, ma crediamo che ce ne sia poi tanto bisogno, il gioco è stato, non è stato quasi mai fermo, fermo per lunghe pause. Carrozzino per Maitini, grosso Massara, Puoli, poi Massara ancora, Petrone non affonda il pressing, il Soriano attende l'errore che arriva di Capitan Petrone con l'inserimento di Morelli, lo ha recuperato Lentini, è andato giù Morelli ma senza fallo per Gervasi, quindi si può riprendere con il fallo laterale già battuto dalla DGS Predatortora. Pallone nei piedi di Francesco Grosso, lo lascia al capitano, a Angelo Petrone, Puoli, controllo e scarico, poi Massara, Maitini, ora sale un pochino Fioretti a disturbare la manovra, Lentini il controllo, ne ha due addosso, prova ad andarsene, riesce a mantenere la palla in gioco, Poltero poi sgomita con Baggini. Ma intanto però aveva già fischiato Gervasi il primo contatto tra Baggini e Poltero. Ed ora Gervasi dà le sue spiegazioni a Giovinazzo
su quelle che sono state le sue decisioni. In effetti aveva già fischiato Gervasi il primo contatto con Poltero, poi c'è stata una mezza scintilla tra i due, ma il gioco era già stato fermato sostanzialmente. Calcio di punizione per la Digest Praia Tortora con Petrone, mentre mister Giovinazzo sta facendo scaldare i suoi uomini. Sappiamo se sia un riscaldamento precauzionale o abbia in mente di già fare qualche mossa sullo scacchiere delle sostituzioni. Petrone pronto ad andare nel cuore dell'area, è troppo corto il traversone di Petrone, favorisce la difesa del Soriano che ha liberato. Ora Clasadonte se ne va in pressing quasi solitario. Massara, dopo aver scambiato con Colella, Poli si gira su Straccia, non lo lascia passare il numero 10. Vediamo di chi è la rimessa, l'ultimo tocco del giocatore della DGS Praia Tortora. Quindi rimessa per il Soriano. Si gira bene Straccia, prova a superare gli avversari, va giù ma tutto regolare. Cordoba, ancora per Poli, verso Massara, Cabrera che va a disturbare il numero 7 che ora va all'indietro per Francesco Grosso, adesso Maitini. Rivadero, si gira il 20, potrebbe affondare, lo fa, inseguito da Cabrera, per Lentini, palla all'indietro per Carrozzino. Cambio da parte di Carrozzino, attento Macias, va in stacco ad anticipare Petrone, palla era destinata a lui. Fallo laterale battuto, Massara ora non si fida di fare un cambio lato da questa parte per Lentini, si va sul fraseggio corto tra Maitini e Rivadero, ora per Francesco Grosso. La palla è dentro ma c'è l'attenta lettura di Clasadonte, poi scivolano sia Carrozzino che Etus, nessuno dei due trova il pallone, lo può gestire Maitini per Rivadero, ancora Maitini, dentro per Petrone, la sponda non si chiude perché legge bene Cabrera il tentativo di triangolazione. Baggini subito in avanti al duello con Fioretti, Carrozzino lo trattiene e prende il giallo, il numero 3. Primo ammonito della gara proprio allo scadere, Carrozzino, per questa trattenuta su Fioretti, e in questi secondi finali può andare a rendersi pericoloso il Soriano con questo calcio di punizione da mettere lì nell'area. Cerca di salire il più possibile la difesa in linea sulla linea dell'area di rigore, la DGS Praia Tortora. Siamo in extra time. Clasadonte la mette lì nel cuore dell'area, rimane la palla Etus, poi alla fine c'è la conclusione di Dascoli che non trova lo specchio della porta nella mischia. L'occasione proprio allo scadere per il Soriano, capitata sui piedi di Dascoli, la sua conclusione però alta sulla porta, difesa da Colella. Colella con calma, ora abbiamo superato il minuto di recupero di questo primo tempo, risultato ancorato sullo 0-0. Ma al 20° arriva adesso il fischio di Gervasi che manda al riposo. 0-0 tra DGS Praia Tortora e Soriano per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia Calabria, ma da annoverare il rigore fallito al 21° da Angelo Petrone dal dischetto. 0-0, si va al riposo. Squadre che sono rientrate sul terreno di gioco pronti per il
secondo tempo di questa gara di andata delle semifinali di Coppa Italia Dilettanti tra Digest Predator Tore Soriano. Cambio nelle file della DGS Praia Tortora, fuori Cordova, dentro Della Rocca, recuperato il numero 14 e a completa disposizione di mister Alberto Ita, ora in buttato nella mischia per il secondo tempo. Parziale dice 0-0 tra le due compagini, con però due grosse occasioni per la DGS Predator per sbloccare il match, una su tutte su calcio di rigore al 21esimo fallito da Angelo Petrone, calcio di rigore che era stato assegnato per un tocco di mano sul cross di Puoli. Lo stesso Puoli poi neanche due minuti dopo mette in mezzo una palla invitante per la testa di Poltero, la girata di poco a lato. Queste diciamo le uniche emozioni del primo tempo. E allora sostituzione nelle file di mister Aita, dunque dentro dal primo minuto del secondo tempo è uscito Cordoba per dare spazio a Della Rocca. Si ricomincia, 45 minuti per questa prima sfida tra DGS Predator Tortora e Soriano, il ritorno l'11 di dicembre allo stadio del Soriano, che ora manovra con Macias, pressione di Poltero su Dascoli, non si fida, scarica per Palumbo. Nessun cambio invece per quanto riguarda mister Giovinazzo. Massara, brutto colpo in testa fra i due giocatori, assolutamente involontario tra Massara e non vediamo l'altro giocatore del Soriano nel tentativo di anticiparsi. C'è stato il tocco di Massara, ma anche lo scontro con la testa tra i due giocatori. Speriamo nulla di grave per entrambi, speriamo davvero possano riprendere subito, rialzarsi. Mattia si rialza subito, aspettiamo anche che si rialzi il giocatore del Soriano ancora a terra. La zuccata tra i due, forse Cabrera dovrebbe essere, non riusciamo a vedere da questa postazione di chi si tratta. Vediamo però che si rialza il giocatore del Soriano, bene così, ancora un po' frastornato. No, Macias, quale però è ancora un pochino intontito dal colpo preso quasi sulla tempia. Tutto rientrato, fallo laterale, meglio così, bene così, era Macias. Fallo laterale battuto, Della Rocca di testa, tocca il suo primo pallone, attenzione a Cabrera, lo scambio con una straccia, Cabrera prova ad entrare in area, però è ora raddoppiato, pressato da Francesco Grosso, lo costringe all'errore, vorrebbe un tocco Cabrera, non è dello stesso avviso Gervasi che dirige l'incontro e lo ricordiamo coadiuvato da Renda di Catanzaro e Plutino di Lamezia Terme. Si riprende col fallo di fondo battuto da Colella per Maitini. Maitini a scavalcare il centrocampo verso la spizzata di Poltero, è in vantaggio d'Ascoli sull'arrivo di Puoli, poi Rivadero salta sulla schiena di Cabrera, calcio di punizione battuto da Clasadonte. D'Ascoli, ancora Clasadonte, ancora D'Ascoli, poi Cabrera, pressione alta, cerca di, se la cava in qualche modo il Soriano che ora gestisce con Morelli, palla per Cabrera, non trova spazio, lungolinea per Etus, lascia sfilare il numero 11, va giù ma senza contatto con Carrozzino, anzi no, non è dello stesso avviso il direttore di gara che invece vede il contatto col numero 11 e lo vede in maniera fallosa, quindi calcio di punizione per il Soriano.
Soriano che effettua anche il suo primo cambio ora. Pronto il numero 16 ad entrare. Vediamo se arriva adesso il cambio. Ci pare esca Straccia. Questo il cambio di Giovinazzo, dunque dentro Beceiro al posto di Straccia. Vuole dare un po' di peso offensivo mister Giovinazzo. Con Beceiro. Ed ora Soriano che può rendersi pericoloso con questo calcio di punizione, fa un po' rettificare il punto di battuta Gervasi. Con Clasadonte pronto ad andare in aria a cercare la testa o la conclusione di qualche compagno. Il solito balletto e trenino sul filo dell'area di rigore. Il traversone è basso da parte di Clasadonte, messo fuori. Lentini prova a distendersi, Puoli scatta, lo vede Lentini, cerca di servirlo. Non arriva a destinazione perché è ben posizionato Macias a mettere fuori. Poi Beceiro prova a toccare il suo primo pallone, ma c'è Francesco Grosso, la rimessa verso Rivadero che la lascia sfilare, la gioca bene sulla pressione di Fioretti. Ora Carrozzino prova ad accelerare i ritmi, la formazione di Giovinazzo a prestare un po' più alto in questi minuti di avvio ripresa. Palla lunga verso Poltero, Puoli la va a gestire su Dascoli, si allarga, finta il cross, c'è invece la sterzata, ancora un'altra finta a cercare lo spazio, il fondo, ma è attento Dascoli, va a mettere la palla in calcio d'angolo. Petrone dalla bandierina. Pronto a metterla nel cuore dell'area, non la trova nessuno, alla fine Clasadonte l'allontana, poi Beceiro e alla fine Francesco Grosso mette questa palla ma nelle mani di Palumbo che va subito al rilancio a cercare il bomber. Fioretti prova ad entrare in area, Maitini fa un grande recupero, una grande lettura del numero 17. Rivero non aggancia. Rivadero non ha agganciato questo pallone, ne approfitta ancora il Soriano con Clasadonte, poi ancora Clasadonte viene servito con lo scambio da parte di Morelli, ora all'indietro per Baggini, ancora Morelli, dentro c'è Cabrera, viene servito ora il numero 8, largo per Etus che ora può girarsi un po' di spazio. Lentini va ad affrontarlo, il traversone smorzato, c'è Massara pronto a portar via su palla per Petrone. Petrone poi alla fine subisce fallo e ci sono in questo caso le proteste da parte della DGS Predio Tortora, volevano forse il vantaggio. Infatti c'è però calcio di punizione per gli uomini di Aita, battuto da Rivadero a beneficio di Maitini. Si ferma però Massara, attenzione perché forse è necessario un altro cambio. Massara non ha forse smaltito del tutto il colpo alla testa con Macias, infatti gli viene applicata la borsa del ghiaccio al numero 28. Scontro sfortunato tra i due, sembra che Massara insomma ancora non abbia smaltito la botta. Vedremo se sulla panchina di mister Aita si muove qualcosa, se è necessario il cambio.
Non vediamo movimenti sulla panchina di Mister Aita al momento. Si sta solo applicando il ghiaccio sulla testa di Massara, il quale però rassicura tutti, sì, facendo proprio a Mister Aita di star bene, di probabilmente è solo il colpo. Pronto a rientrare Massara con il fair play da parte del Soriano, che ha restituito il pallone alla DGS Praia Tortora. Di nuovo in campo il numero 28 Rivadero, scarica per Maitini sulla pressione. Maitini prova un cambio, ma c'è Morelli in quella zona, poi Clasadonte in anticipo solo per un po' su Petrone, e poi Etus stende Rivadero, che con la sterzata improvvisa lo aveva evitato. Pronto un altro cambio nelle file del Soriano, ma intanto si gioca con Lentini giù sull'attacco di Dascoli, fischia Gervasi, calcio di punizione per la DGS Praia Tortora. È pronto Salvador per Mister Giovinazzo, ultime indicazioni per il numero 17, ma ancora non è il suo momento perché c'è il calcio di punizione, non viene chiamato il cambio, anzi doppio cambio per Mister Giovinazzo. Anche Bruno, attenzione però, seguiamo il calcio di punizione. Petrone, traversone sporcato, Maitini prova la girata alta. Dunque sono pronti Salvador e Bruno. Vediamo, lascia il campo Etus. E ci sembra anche Straropoli. Dunque fuori Straropoli ed anche Etus, forse fresche per Mister Giovinazzo, e si chiamano Bruno e Salvador. Prima invece era entrato Beceiro. Un solo cambio invece per Mister Aita, fuori Cordoba, dentro Della Rocca. Dascoli per Macias, ancora per Dascoli. Scatta Bruno, seguito con l'occhio da Della Rocca. Si va invece dall'altra parte con Carrozzino, che va ad anticipare l'avversario, lo tocca forse anche, che rimane a terra, ma lascia proseguire Gervasi. Poi Lentini decide di mettere palla e fuori Morelli, era rimasto a terra, ora si rialza il numero 2. C'era stato il contrasto con Carrozzino, sul quale insomma aveva lasciato proseguire Gervasi. Palla restituita al DGS Praia Tortora nelle mani di Colella. No, ancora no, perché c'è Gervasi che sta discutendo con Giovinazzo, quindi ancora il gioco non è ripreso. Gioco ancora fermo con il fallo laterale a favore del Soriano, che la terza volta restituisce il pallone a Colella per la DGS Praia Tortora. Avanza Colella, prende il lancio verso Poltero, c'è lo stacco, poi Puoli. Beh, aveva in mente qualcosa di incredibile il numero 7, palla che scende e tentare la conclusione, però va in fallo laterale.
Massara al duello con Beceiro. Riesce Beceiro ma non a servire Fioretti. Maitini all'indietro per Colella. La battuta nella zona di Puoli. Lo addomestica il pallone il numero 7, poi se ne va a scivolata di Clasadonte. Arriva il giallo per il numero 4. Una scivolata da dietro a stendere il numero 7. Si pareggia il conto degli ammoniti. Carrozzino per la DGS Pretortora, Clasadonte invece per il Soriano. Ricordiamo le assenze in casa di DGS Pretortora, squalificati Gonzalez e Carbaglio. Adesso c'è il calcio di punizione, pronto il destro di Angelo Petrone a metterla lì nell'area. Vediamo se va sul secondo palo. Maitini ha tentato la conclusione, tentato di arrivare su questo traversone, è riuscito soltanto a spizzarla di testa senza poter dare la direzione giusta al pallone. Lentini a fermare questa manovra, ma ancora il possesso per il Soriano che ora la gestisce per Dascoli e Clasadonte. Avanza Dascoli, parla per Macias, Macias di scarica per Baggini, largo per Morelli. Morelli lascia il compito al compagno, palla filtrante, ma il lancio è nella zona di Maitini che la lascia sfilare, chiamata da Colella. Carrozzino ora per Colella, ancora verso Maitini, ancora Colella, il disimpegno però favorisce Bruno. Scarico per Clasadonte, un po' di spazio ma è errato il passaggio del capitano del Soriano. Carrozzino per Rivadero, largo verso Della Rocca. L'attacco di Macias falloso, battuto già il calcio di punizione. Puoli che punta l'avversario, ora converge, maglie chiuse del Soriano. Petrone ne ha due addosso. Ancora un fallo sul numero 10, calcio di punizione. Qualche protesta, ora gioco più spezzettato. Meno fluido in questa fase. Petrone sistema il pallone, siamo però abbastanza distanti dalla porta. Difesa da Palumbo, anche se il capitano potrebbe provarci lo stesso. Palumbo non si fida e quindi piazza comunque tre uomini in barriera. La distanza ci sembra abbastanza proibitiva. Petrone cerca di prendere le misure dal pallone, vicino c'è anche Puoli, vediamo quale soluzione verrà attuata. La finta, il tiro di Puoli sulla barriera, stavolta lasciato alla potenza del numero 7 la conclusione Angelo Petrone, ma nonostante la potenza il pallone si è infranto sulla barriera del Soriano, che ora lancia in avanti, ma Carrozzino la può gestire bene. Buona la sponda di Rivadero, Massara dentro per Petrone, si gira, poi ha cercato il lungolinea per il corridoio per Puoli, ma non arriva a destinazione il pallone. Attenzione, c'è il break del Soriano, Beceiro la spizza soltanto, poi Rivadero deve fare attenzione sul pressing avversario, trova lo scarico per Della Rocca che ora può dare, cercare gamba, supera l'avversario. Massara ad allargare il gioco dall'altra parte per Lentini.
Ora per Petrone, puntare Morelli, ma c'è anche Cabrera. Le finte del capitano, cerca lo sfondamento, ancora entra in aria, palla in mezzo, murato da Clasadonte. Serpentina di Angelo Petrone, su due avversari non è riuscito a superare il terzo che era Clasadonte, ma guadagna comunque un calcio d'angolo importante. Non si schioda il risultato, sempre 0-0, ma dalla bandierina ora c'è Angelo Petrone. Palla nell'area, Della Rocca va a staccare con il tocco di Macias, c'è il fallo laterale, rimane in proiezione offensiva la squadra di Aita, battuto il fallo laterale, Grosso, Beceiro a disturbarlo, Maitini deve fare attenzione, il suo lancio è murato da Beceiro, sporcato in fallo laterale, battuto da Grosso per Massara, prova il cambio, Massara arriva su Lentini ma deve ora vedersela con la pressione di Morelli che è fallosa per Gervasi, calcio di punizione per la DGS Predator che ora in questa fase mantiene la fase, mantiene il pressing, battuta a sorpresa, no, ferma tutto Gervasi, fa ripetere, diciamo è una fase in cui la DGS Predator riesce a tenere di più nella propria metà campo il Soriano, c'è una pressione efficace verso i giocatori di Giovinazzo che non riescono a trovare la ripartenza, battuto il calcio di punizione per Petrone, troppi da superare, verso Puoli ci prova dalla distanza, è un tiro però innocuo per Palumbo che lo blocca con sicurezza. Soriano che ha dimostrato e sta dimostrando anche in campionato di avere una difesa molto solida, compatta. Avanza D'Ascoli. Va a prendersi palla Cabrera, troppo corto per Morelli, ne approfitta Lentini. Ora Rivadero verso Massara. Clasadonte ha capito le sue intenzioni, ma anche Massara poi ha capito quelle di Clasadonte. Palla che arriva a Puoli. Smistata per Lentini verso Petrone, duello con Morelli, Petrone sterza e torna un po' indietro a cercare uno spazio, poi il lancio verso Della Rocca ma letto bene da Macias, in seconda battuta poi libera l'area, insegue il pallone Maitini che arriva lì di testa per appoggiarla nelle braccia di Colella che con le mani fa viaggiare il carrozzino. La finta di Carrozzino supera l'avversario verso Lentini, si chiude la triangolazione, dentro per Massara, deve impegnarsi il 28 per non perdere questo pallone. Puoli la mette giù per Della Rocca a cercare lo spunto, il 14 gli ferma il pallone Puoli che ora se ne va sul fondo, palla in mezzo, attenzione c'è dall'altra parte Lentini. Dietro per Rivadero, ma ha capito tutto il giocatore del Soriano, ma c'è ancora Carrozzino. Ed ora è incessante l'azione della DGS Praia Tortora. Poi malinteso tra Massara e Puoli, palla che va in fallo laterale, ma da qualche minuto è quasi asfissiante la pressione dei giocatori di Aita. A cui manca poi il guizzo finale, manca proprio l'ultimo passaggio per arrivare ad una conclusione pulita verso la porta di Palumbo. Fallo laterale battuto da Macias, stacca Beceiro ma c'è Rivadero, poi Grosso a gestirla verso Maitini. Verso Della Rocca, stacca Macias sul 14, in fallo laterale. Puoli verso Grosso per Rivadero, chiama alla sgroppata Carrozzino, sbaglia il traversone Clasadonte per far ripartire il Soriano. Ora attenzione al lancio, era per Beceiro ma Grosso la legge alla grande, verso Puoli la finta,
ora se ne va su Bruno, può puntare l'area, palla traversone teso, c'è il duello con Poltero che va giù, ma adesso invece c'è il break da quest'altra parte per Becerio, scivola Francesco Grosso, palla dentro per Fioretti, ma è Maitini a dire no, ad andare ad anticipare il numero 9 del Soriano in un ripiegamento difensivo. Macias cambio lato, deve andare a chiudere Lentini, ma Salvador non la controlla bene, deve allargarsi e rimane comunque in possesso, il traversone messo fuori da Maitini, poi duello Clasadonte-Poltero, giallo per Poltero che protesta, non è d'accordo. E va anche qualche parola tra Clasadonte e Poltero. Secondo monito in casa di Giuseppe Tortora, Poltero. E calcio di punizione per il Soriano. Soriano che così rallenta il ritmo della gara e soprattutto allontana la pressione tenuta per buona parte dalla Digest Praia Tortora. Clasadonte guarda in mezzo, cerca la spizzata e arriva Edi Cabrera. Pescato bene nell'area da parte di Clasadonte, il colpo di testa non fortissimo ma che ha messo fuori gioco Colella per il vantaggio del Soriano al 25esimo minuto. Sull'unica occasione del secondo tempo passa la squadra di Giovinazzo con il gol di Cabrera. Il traversone di Clasadonte, preciso, morbido, trovato il colpo di testa del numero 8 del Soriano, preso in controtempo Colella, e palla alle spalle del numero 1 della DGS Praia Tortora, e arriva il gol del Soriano forse nella fase migliore della DGS Praia Tortora, che stava premendo senza trovare il guizzo giusto per diciamo sbloccare il match. Si deve buttare il cuore oltre l'ostacolo adesso per riagguantare quantomeno il pareggio, quello visto fin qui insomma sarebbe anche giusto, ma alla fine questo è il calcio. Ora il fallo di Morelli, fischia Gervasi su Lentini. Calcio di punizione per la Digest Praia Tortora che ha 18 minuti e recupero a disposizione per riequilibrare il match. Intanto c'è questo calcio di punizione. Tanto movimento, Maitini sorvegliato speciale, arriva il traversone, la mette fuori la difesa del Soriano. Puoli al volo! Dalla distanza ci prova con questa conclusione al volo Andrea Puoli a rimettere tutto a posto. La palla però va fuori dallo specchio della porta mentre viene sorvegliata da Palumbo. Ed ora Palumbo fa salire la squadra, prende tempo, non ha fretta di
riprendere il gioco. Arriva adesso il lancio. Beceiro stacca su Maitini ma è in vantaggio, poi Massara prova ad andarsene, trova uno spiraglio, Rivadero accelera affrontando Morelli, scarica per Petrone, l'uno contro uno con l'avversario, non supera la seconda guardia Petrone, palla dietro per Rivadero, si lotta su questi palloni, Clasadonte esce, palla al piede, la dà a Bruno dall'altra parte, ora attenzione alle ripartenze, Carrozzino sembra essere in vantaggio, poi ferma l'avversario, si trattava di Salvador. Lentini, squadre che si allungano ora in queste ripartenze, ma troppo lenta la ripartenza della DGS Predio Tortora. Intanto il Soriano ha ripreso posizione, Della Rocca per Rivadero, si gira bene, non supera il secondo avversario che è Cabrera, proprio l'autore del gol che decide al momento il match, palla dentro, colpo di tacco, c'è Carrozzino a liberare, ancora Cabrera, poi Puoli e poi attenzione, attenzione alle reazioni, Baggini su Puoli, va a calmare tutto Dascoli. Gioco fermo, sta per scoccare la mezz'ora, quarto d'ora più recupero, questo è il tempo che rimane a questa prima sfida tra DGS Praia Tortora e Soriano, gara d'andata della Coppa Italia Dilettanti, al momento la sfida è decisa dal gol di Cabrera al 25esimo. E mai come adesso rimane il rammarico del calcio di rigore fallito nel primo tempo da Angelo Petroni. Ora attenzione ancora il Soriano in avanti, poi conclusione sotto rete, raddoppio del Soriano. Il gol di Beceiro che al 30esimo mette una solida ipoteca a questo punto sul passaggio del turno. Gol del numero 16. Sotto porta, non poteva sbagliare. 2-0 e un quarto d'ora da giocare. Rivadero. Mai come adesso pesano le assenze, pur avendo disputato una grande gara. Palla in mezzo, attenzione Della Rocca anticipato, poi commette anche fallo il numero 14 a giudizio di Gervasi. Si sapeva dall'inizio delle assenze pesanti per la DGS Praia Tortora, gli squalificati Gonzalez e Carbaio, l'infortunato Garcia, fuori anche Bert, ma nonostante tutto fino ad ora è stata disputata una grande gara da parte della DGS Praia Tortora, che nel primo tempo meritava sicuramente il vantaggio, poi il gol che ha spezzato l'equilibrio di Cabrera proprio nel momento in cui la DGS Praia Tortora premeva di più. Francesco Grosso, Beceiro gli ruba il tempo, poi Maitini recuperato anche lui dopo un infortunio. Pronto per la rimessa il Soriano. Fioretti che va ad ostacolare Maitini.
Rivadero. Bisogna, ci sono ancora minuti però per cercare quantomeno di realizzare quel gol che permetterebbe comunque di andare poi a disputare una sfida diversa sul campo del Soriano l'11 di dicembre. Petrone non lo molla il 14, poi sbaglia ad allargare, le maglie sono chiuse con il Soriano ora che ovviamente cerca di tenersi quanto più dietro possibile. Beceiro, il tocco all'indietro verso Clasadonte, la sponda subito su Cabrera, Lentini non perde il contrasto, poi Morelli, Puoli lo va a fermare, riesce a tenere la palla in campo, Puoli accelera, se ne va il numero 7, deve sterzare, cerca il capitano, lo trova, palla dentro ma è una palla sul quale non può intervenire nessuno, Poltero era in ripiegamento e ora va verso Palumbo per accelerarne, per accelerare le operazioni, mentre c'è Morelli a terra, ma si riprende con Clasadonte. Beceiro, la sterzata ancora di Beceiro, poi ci prova dalla distanza Fioretti, prova a piazzare il tiro, il giocatore del Soriano. Della Rocca per Maitini. Carrozzino dentro per Rivadero. Vuole palla Puoli. Lo ottiene adesso. Punta l'avversario, le finte, palla in mezzo, la deviazione di Clasadonte. E per un attimo non arriva Poltero su questo pallone che poteva in qualche modo riaprire la gara al 35esimo. L'occasione per Poltero sul traversone di Andrea Puoli. E possiamo dire che anche la sorte in questo caso non è stata davvero d'aiuto agli uomini di Aita. Della Rocca non riesce a superare Bruno. Beceiro, attento a Francesco Grosso, al duello con l'avversario, ne ha la meglio, ancora dentro per Della Rocca, sbaglia l'appoggio, c'è D'Ascoli a liberare l'area, Maitini si accontenta del fallo laterale. Altro doppio cambio nelle file di del Soriano. Gioco che è ripreso con Maitini. Macias, contratto, Poltero cerca di conquistare palla, palla in mezzo ma non c'è nessuno, c'è Baggini invece a liberare l'area. Ancora il duello tra Fioretti e Maitini, Carrozzino. Poi alla fine Carrozzino rischia un po' ma si prende il calcio di punizione. Già battuto, Puoli, Petrone si gira, resiste all'avversario, scarica per Della Rocca, il controllo troppo lungo, sbagliato il controllo, favorisce la difesa del Soriano. Rivadero prova con grinta a recuperare il pallone ma non ci riesce. Dopo Scuticchio entra anche Rodriguez per il Soriano. Va fuori Fioretti.
non è particolarmente brillante il bomber del Soriano. Classadonte perde il controllo della sfera, ne approfitta poi, ma ne ha davvero troppi addosso. Triplicano la marcatura quelli del Soriano, che ora se ne vanno in fraseggio con Cabrera, e dall'altra parte poi per Macias, palla dentro per Beceiro, dall'altra parte c'è Bruno, palla messa in mezzo, scavalcato, c'è Della Rocca, dentro per Puoli, che deve andare al contrasto con Classadonte. Poi Bruno, sì, Puoli rimane ancora a terra, Classadonte la può gestire con calma. Non si chiude questo tentativo di triangolazione da parte del Soriano, ora la DGS Pratolta può ripartire. 6 minuti più il recupero per un gol che in qualche modo riaprirebbe la sfida del ritorno. Puoli per Maitini con lo scambio con Petrone, ancora per Petrone, non vede spazi il capitano, va da Puoli, ora per Petrone, prova ad andarsene in mezzo agli avversari. Petrone, viene fischiato il calcio di punizione per il contatto. C'è un giallo, non riusciamo a capire per chi. Lentini che va a prendere indicazioni da mister Aita. Una delle ultime chance quando sta per scoccare il 41esimo minuto qui al Mario Tedesco. Il parziale dice 2-0 per il Soriano, con i gol di Cabrera al 25esimo, poi di Beceiro al 30esimo in 5 minuti, 1-1-2 del Soriano. Ora attenzione al calcio di punizione, Petrone ci prova, non è preciso oggi il piede del numero 10, palla che va sul fondo. Tocca il suo primo pallone Scuticchio, poi il palleggio di Beceiro. Puoli si abbraccia con il numero 16, fischiato il fallo a favore del Soriano. Classadonte prova ad andare dall'altra parte, preciso il suo passaggio. Lentini a cercare di limitare l'avversario, riesce a prendergli il tempo, poi Carrozzino libera ma viene murato, poi segnalazione da parte dell'assistente. Giocatore del Soriano a terra. Fa riprendere il gioco Gervasi, Colella vorrebbe movimento, lo dà Carrozzino, poi per Rivadero, ora per Massara, di nuovo per Rivadero, ma il Soriano è tutto nella propria tre quarti, difficile trovare uno spazio, ci vuole il guizzo, quello che in questa sfida, poi soprattutto nel secondo tempo è mancata, ma nel primo ovviamente l'occasione per andare in vantaggio c'era stata. Soriano che libera e prova a ripartire, palla in fallo laterale, lascia proseguire Gervasi, non c'è fallo. Dentro per Massara, largo per Francesco Grosso, ancora per Massara, poi Grosso, Maitini rischia il dribbling su Beceiro,
Viene fischiato il calcio di punizione, battuto per Rivadero. Bisogna un po' accelerare, cercare di andare quantomeno nell'area di rigore. Carrozzino, largo per Lentini, dovrebbe trovare uno spunto. Palla troppo bassa, la mette fuori Baggini. Carrozzino, Petrone, passaggio per Maitini che costringe un po' ad andare a ritroso. Avanza il 17 ora, guarda il posizionamento dei compagni, non va al lancio, invece va allo scarico corto per Rivadero. Francesco Grosso attaccato fallosamente da Bruno. C'è il calcio di punizione, da metterla nel box, da metterla nell'area. Battuta a sorpresa per Puoli, prova ad aggirare l'avversario, ci riesce, palla in mezzo, sporcata, esce Palumbo, va in presa su Poltero. E azione che sfuma. Palumbo, il rilancio, c'è però Francesco Grosso che di testa comodamente appoggia per Colella. Ora Carrozzino per Petrone, fronteggiato da Cabrera, sterza il capitano, se ne va verso il centro, palla morbida allungata in primo momento da Clasadonte. Rivadero per Grosso, scambio corto con Massara, ancora Grosso. Puoli può andare solo all'indietro. Siamo entrati nel recupero. Maitini per Puoli, la sterzata del 7, se ne va sul fondo a cercare l'area di rigore, messo giù proprio al limite, proprio sul filo dell'area di rigore. Giallo per il giocatore del Soriano. Ed ora forse una delle ultime occasioni per la Digesse Praia Tortora, sicuramente non per pareggiare l'incontro, ma diciamo un gol può comunque dare un senso diverso alla sfida di ritorno. Petrone, due in barriera per Palumbo, tutti nell'area, ci vorrebbe anche quel guizzo fortunato che un po' è mancato. Mancata sicuramente la fortuna alla squadra di Aita. Palla dietro per Puoli, il tiro contrastato da Clasadonte che si è quasi immolato sul numero 7, ma palla in calcio d'angolo. Si stacca in aria, arriva il colpo di testa, ma è centrale, comodo per Palumbo. Prende palla Clasadonte, onnipresente nel centrocampo del Soriano, ora fermato. Fallo laterale per la Digesse Praia Tortora. Petrone supera Cabrera, va in dribbling, non supera Clasadonte, poi Rivadero, quale ha una buona giocata, allarga per Puoli. C'è ancora qualche istante, qualche manciata di secondi per cercare di mettere una palla in mezzo. Massara che allarga ancora per Petrone, prova a sfondare il numero 10, va giù, ma Gervasi questa volta fa segno che si può proseguire. Fallo laterale ancora per la Digesse Praia Tortora. Petrone su Macias, combatte il capitano ma non trova lo spazio per Rivadero, largo per Puoli, ancora per Francesco Grosso, sempre per Puoli, il controllo un po' troppo lungo, ora ancora Rivadero, poi Macias e alla fine Cabrera allontanare per il Soriano. Battute finali di questa gara di andata. Maitini, l'esterno è impreciso, può intervenire Macias, fallo laterale.
Rivadero lascia sfilare, forse è l'ultima occasione. Puoli deve andarsene in velocità, lo fa, palla in mezzo, ma è troppo su Palumbo. Non ha problemi il portiere del Soriano. Va al rilancio Palumbo. Buono il controllo del giocatore del Soriano. Cerca Vecerio, ma Della Rocca recupera bene il pallone. Bisogna andare veloci, trovare uno scarico, non lo trova. Poi Rivadero, calcio di punizione, già battuto. Ferma tutto però Gervasi. Ed ora va per l'ennesima volta verso la panchina del Soriano. Forse restano ancora 60 secondi da giocare questa sfida. Petrone. Petrone, palla scodellata in aria, stacca su tutti. Clasadonte, il Soriano prova a distendersi. Massara chiude, palla in avanti. Ci sono tanti schemi ora da sorvegliare, da osservare. Puoli si prende il fallo laterale, lo ha già battuto per Maitini. Bisogna andare veloci in area. Maitini guarda un po', poi scarica su Puoli. Non riesce a trovare il guizzo, ora c'è anche forse un po' di stanchezza. Grosso per Petrone. Con la suola prova ad andarsene. Poi Francesco Grosso, Petrone, ancora Petrone, Clasadonte, esce il capitano del Soriano per Beceiro, arriva Maitini, blocca la ripartenza ma il fallo laterale è per il Soriano, che può così amministrare gli ultimi secondi di partita, portarsi a casa un 2-0 pesante in ottica del passaggio del turno per la finale di Coppa Italia Dilettanti. Battuto per Clasadonte, che aggira, va verso il compagno, poi Francesco Grosso viene trattenuto. E allora da questo calcio di punizione non c'è da fraseggiare, ma c'è da lanciarla in avanti, perché Gervasi consulta il cronometro e in questo momento fischia la fine dell'incontro. Primo match della finale, della semifinale di Coppa Italia Dilettanti Calabria, se lo aggiudica il Soriano per 2-0 con i gol di Cabrera al 25esimo e al 30esimo di Beceiro. Mister Giovinazzo, il Soriano viene davvero da un momento buono, lo si vede in campionato e adesso anche in Coppa. Questo risultato 2-0 vi dà un bel vantaggio, vi stacca diciamo quasi al 90% il biglietto per la finale. In una partita sicuramente fino al gol però abbastanza in equilibrio. Sì, no, non sono d'accordo sul 90%, credo che queste partite si giochino su 180 minuti, quindi alla fine dei 180 potremmo dire se siamo stati bravi. Sì, era una partita in equilibrio, poteva sbloccarsi anche il primo tempo in un modo o in un altro, poi è successo in una seconda fase, siamo stati bravi poi a fare il secondo gol e poi a gestire gli ultimi 15 minuti dove magari il Praia ha cercato il forcing finale. Siamo stati bravi, ci siamo difesi con ordine e quindi siamo contenti per adesso di quello che stiamo facendo e del momento che stiamo attraversando sicuramente. Hanno inciso forse anche un po' i cambi, perché le forze fresche poi hanno dato uno smalto diverso proprio nel momento in cui, come diceva prima, la DGS forse stava premendo di più. Sì, è vero, noi sì, ci siamo messi poi avanti con i grandi, diciamo i grandi tra virgolette, abbiamo fatto qualche sostituzione e ci ha portato un po' di verve in più, ecco, e proprio lì siamo stati bravi a fare il primo e il secondo gol, quindi sì, effettivamente un po' di energia in più l'abbiamo avuta.
Nicolas Maitini, rientravi da un leggero infortunio, certamente non era questo il risultato che ti aspettavi, però possiamo dire che fino al gol dello svantaggio la prestazione era stata comunque buona, era mancato forse solo il guizzo per sbloccarla a vostro favore. Sì, buon pomeriggio. Sì, penso che la partita è stata una prestazione buona da tutta la squadra, tutta la partita completa. Poi va bene, loro sono una squadra forte. Ci hanno fatto sentire sulle punizioni, che è una cosa che noi forse pecchiamo un po'. Abbiamo preso due gol, è un risultato negativo, ma ancora mancano 90 minuti e andremo là a giocare la nostra partita. Beh, indubbiamente sulle palle inattive ha pesato forse anche un po' l'assenza di Gonzalez, insomma una difesa un po' revisionata, diciamo così, oggi. Sicuro, si hanno sentito l'ausenza dei difensori, ha messo una difesa un po' inesperta, io quella posizione non l'avevo fatto mai, Francesco è un quinto, non è un difensore a destra, centrale, quindi, ma penso che così è tutto, l'abbiamo fatto bene, siamo riusciti a giocare da dietro, abbiamo fatto la nostra partita. Poi è quello che dici te, l'inesperienza, l'ausenza di Gonzalez, di Carvalho. Purtroppo prendi due gialli qua in Coppa e ti prendi una partita di sfida. Quindi... Beh, comunque ci sono altri 90 minuti, si recupereranno sicuramente gli squalificati e quindi insomma viene tutto rimandato, anche se con questo risultato sicuramente pesante, all'appuntamento dell'11 dicembre. Sì, ma guarda che difficile difendere un 2-0. Voglio vedere se riusciamo a fare uno, vediamo cosa succede là. Sono molto fiducioso di questa squadra, di l'energia che si è creato e che ancora stiamo creando. È un gruppo che lavora con molta armonia nella settimana. Penso che quello si vede dopo nel campo e nei risultati, che siamo primi in classifica. Non vuol dire nulla, ma abbiamo 25 punti, non lo so bene. 25 punti e appunto adesso no, sicuramente non c'è neanche tempo di metabolizzare quello che è successo in questa partita, perché domenica c'è da affrontare già in casa il Brancaleone. Purtroppo se cominci ad andare in Coppa, eppure in campionato vai bene, giochi domenica, mercoledì, se ne ho cominciato a vedere degli infortuni, pure normale, qualche fastidio, qualche stanchezza. Ma ti ripeto, è una squadra molto armoniosa e con molta voglia. È molto, forse di più dirlo, ma siamo come fratelli quando entriamo in campo, forse poi fuori, no, ma entriamo in campo e si genera qualcosa di energia buona, quella è la sensazione che mi dà questa squadra.